Spero che la mia sigla sia interessante da un punto di vista visivo, ma che faccia schifo da un punto di vista uditivo. E ora tutti insieme! Ecco, e spero che sia talmente brutta che nessuno decida di metterci sul copyright. Eh sì? Perché io avevo regolarmente acquistato un software in grado di comporre musica in base alla lunghezza del video. Una musica scaricata da nessuna libreria, totalmente prodotta dal software e quindi libera da diritti d'autore. Ma sorpresona, sorpresona! YouTube mi contatta per dirmi che alcuni miei video contengono musica coperta da diritti d'autore. Cosa? Proprio io che ci tengo così tanto a queste regole? Infatti, quando io clicco upload, do la mia conferma che niente nel video è coperto da diritti d'autore. Io non voglio cliccare una bugia. Cliccare una bugia? E tornando al software regolarmente acquistato, qualche furbacchione ha acquistato lo stesso e ne ha fatto dei prodotti che poi ha registrato alla SIAE italiana. Complimentoni! Così ora noi tutti che possediamo questo software possiamo tranquillamente buttarlo nel cestino. Ma veniamo a noi! Buon 2012! Tutti dicono buon anno! Auguri! Ma quando diciamo buon 2012 la risposta di solito è speriamo che non sia l'ultimo! A questo proposito, se siete stati colpiti dalla sindrome del 2012, ho fatto un sito www.seitornasseora.org. Ho fatto anche un volantino che se volete visionare potete contattarmi sul mio profilo. Aspetta, dov'è? Potete contattarmi sul mio profilo di Facebook. Se volete potete chiederne anche delle copie da poter distribuire. E oggi? Spazio pubblicitario gratis, nel senso che nessuno mi paga, tanto per cambiare. Benissimo, su History, sul giornale del mese di gennaio, troverete un articolo molto bello e ben documentato sulla persona di Cristo. In un periodo dove la sua figura storica viene anche messa in discussione da alcuni qui su internet, è interessante che giornali come History, Focus il mese scorso e anche un altro giornale di cui non ricordo il nome, hanno pubblicato una serie di ricerche in base proprio alla persona di Cristo, oppure il mese scorso era sui 12 apostoli e sui profeti dell'Antico Testamento. Ora, i giornali di questa portata solitamente pubblicano materiale che sanno che i lettori leggerebbero. Ciò vuol dire che si sono resi conto che c'è gente che si sta facendo queste domande. Non ci si accontenta più del complottismo alla Zeitgeist. La gente vorrebbe magari anche delle informazioni documentate. E quindi io vi consiglio, faccio la signorina pubblicità, vi consiglio di acquistare questo giornale, 3,90€, è un bel investimento. Vi dico i titoli dei paragrafi, così almeno sapete più o meno che cosa viene trattato. Reperti archeologici di enorme importanza, poi abbiamo tracce del primo martire, Nerone contro i cristiani, Cristo causa di disordine, Gesù emigrato in Egitto, come si riunivano i cristiani, la lapidazione del fratello di Gesù, nel Talmud si accenna a Gesù, poi abbiamo un uomo che finì sulla croce, agli inizi dell'era cristiana la vicenda di Gesù non ha interessato nessuno, ecco perché ci sono poche cose riguardo a lui, questa è una cosa di cui parlano spesso i complottisti, che non ci sono tantissime prove su Gesù nei primi tempi, ma perché era soltanto un predicatore falegname della Galilea, ma che gliene importava gli storici di scrivere di lui. Benissimo, spero di esservi stata utile e che troverete utile questo giornale. Ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!